Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video di fitness. Allora, oggi un allenamento in palestra dove andrò ad allenare il petto ed i bicipiti. Apro subito la parentesina, sapete che apro le parentesi. Allora, questo è un allenamento che faccio io, quindi vi do degli spunti, ok? Però ognuno di noi ha degli obiettivi da raggiungere, una costituzione fisica propria, eccetera eccetera eccetera, ci siamo capiti, leggete la descrizione perché poi vi lascio altre informazioni in merito, chiusa la parentesi. Personalmente cerco di variare ogni settimana l'allenamento, quindi se una settimana faccio inizio ad allenare il petto con la distensione su panca piana, la settimana successiva magari inizio con le spinte, ok? Quindi, però questo è un discorso mio, perché sono abbastanza avanti con gli allenamenti, quindi non sono all'inizio, non sono un principiante dove si può proporre comunque una schedina base e poi da lì piano piano si vanno a cambiare le cose. Io, come ripeto, questo è il diciamo come mi alleno io. Poi una cosa molto importante è l'alimentazione. Non focalizziamoci sugli allenamenti, vado in palestra, esplodo, cambio, ok, l'allenamento è importante, però l'alimentazione ancora di più. Io vi ho sempre proposto questa percentuale, 70% alimentazione e 30% allenamento, quindi l'alimentazione è di base. Quando mi alleno cerco sempre di curare il gesto tecnico, quindi l'esecuzione, che sia impeccabile. È inutile sollevare pesoni quando poi alla fine rischiamo di farci male e non abbiamo comunque risultati. Dobbiamo arrivare a sentire il muscolo che sta lavorando e poi non esagerare con gli allenamenti, ad esempio, che ne so, prendiamo l'esempio della panca piana, del petto. Il muscolo va allenato una volta alla settimana, questo è un consiglio che vi do io, il muscolo lo alleniamo una volta alla settimana e ci torniamo poi la settimana successiva. Quindi se il petto lo alleno oggi che è martedì, ci ritornerò martedì prossimo, ok? Cerchiamo poi, appunto, come vado a ripetermi, l'esecuzione, quindi vi farò vedere, non metterete pesi esagerati che sposterò, però l'esecuzione che sia impeccabile. Ho quasi finito di asfissiarvi con questa presentazione, comunque arrivate alla fine del video perché ci sono delle cosine importanti che vi devo dire. Allora, mi avete chiesto che cosa mangio prima dell'allenamento e comunque vi lascio qui la solita I da cliccare. Ci sono delle schede da vedere sul post workout, ok? Quindi su quello che io mangio dopo. Inizialmente, prima di allenarmi, poi ovviamente c'è tutta l'alimentazione, integrazione, eccetera, comunque cliccate sulla I. Inizialmente, prima di entrare in palestra, un quarto d'ora prima, mangio una banana, appunto, per non affaticarmi troppo. Quindi una bananina, una semplice banana. E poi vi andate a vedere il video. Se abitate in zona Pandino, Crema, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, insomma siete della zona e volete allenarvi con me, mi trovate nella palestra Star Gym Crema di Monte Cremasco. E comunque, ripeto, arrivate poi alla fine del video, ok? A noi non resta che andare a vedere gli esercizi.
l'allenamento finisce qui, sono abbastanza stanchino, anche perché comunque io cerco di allenarmi in breve tempo. Ecco, un altro consiglio che voglio darvi è quello del recupero, tra una serie e l'altra, un minuto di recupero, un minuto e 10 secondi, insomma all'incirca un minuto tra una serie e l'altra, non facciamo passare i millenni tra una serie appunto e la successiva, perché è controproducente, non serve a niente. Il muscolo bisogna stressarlo al massimo, poco tempo, però allenamenti efficaci. Allora, io vi saluto, saluto in particolare Riccardo, Ricky, tutti i componenti dello staff della Star Gym di Montecremasco. Ripeto, se volete allenarvi con me mi trovate lì, vi lascio tutte le info qua sotto, quindi leggete la descrizione, i vari social eccetera eccetera, e fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate di quello che avete visto e cosa volete che vi proponga in un prossimo futuro. Vi mando un caro saluto e ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao!